Soul stirring sound, okay, già l'inglese è così. Se io ti dico, se io ti dico how could I, cosa vuol dire? Cioè, però insomma, cerchiamo di capirlo dal gruppo veramente soul che sono qui sul palco, per cui how could I? Insomma, bravissimi ragazzi, intanto io vi chiedo di prendere posto, avvicinarvi, insomma, come sempre al nostro divanetto rosso, perché c'è Matteo che vi aspetta. Eccomi qui, Benji, sono con il Soul Sound. L'ho detto bene? Bravissimo. Era nato una diatriba, chissà come si pronuncia, è giusto, non è giusto? È perfetto. Da dove nasce questo nome? Una scelta commerciale, direi, no? Beh, più o meno, vero, siamo stati bravi. No, volevamo trovare un nome che identificasse da subito il genere e quindi che racchiudesse la parola soul,
e questo ci sembrava molto appropriato, almeno speriamo di rispettare le aspettative, visto che significa suono che ti sconvolge l'anima. Ecco, quindi... e voi siete nati sul finire del 2009, anzi nell'estate del 2009, e una passione comune, denominatore comune, il soul. Sì, passione comune per il blues e il soul, chi più chi meno, chiaramente un nucleo originario che erano quelli più appassionati, e poi dopo abbiamo coinvolto altre persone, nostri amici, musicisti che conoscevamo. Ecco, siete una vera e propria big band perché siete in 11 elementi, no? Sì, se non sbaglio. Sì, veramente in conosciamo tanti. Conosciamo tutti, infatti, ma non ci stavamo. Ecco, i primi pezzi che avete che portavate in giro quando avete cominciato a suonare, quali sono stati? Qual era il vostro repertorio soprattutto iniziale? Soprattutto cover di Aretha Franklin, di Etta James, e poi anche qualcosa, non so, di James Brown, qualche cover elaborata. Sì, esatto, classici magari, sì, soul, soprattutto di cantanti femminili, ma anche qualcosa di più. Arriviamo adesso al vostro lavoro, Throwing Out the Blues, che è il vostro disco. Sì, ci esatto. Sono ben 8 track. Sì, ci sono due cover che comunque abbiamo lasciato perché continuiamo lo stesso a portarle in giro le nostre date, e poi 6 pezzi nostri che abbiamo... Pezzi vostri come nascono? Perché siete talmente tanti, cos'è? Arriva uno in studio con l'idea, poi si comincia ad arrangiare, come funziona quella cosa? Ma più o meno. Sono eruzioni dal cuore innamorato della Fulvia, dai, che poi vengono trasformati in musica abilmente dai nostri musicisti. Beh, abbiamo sentito anche i risultati, insomma, veramente un ottimo suono, veramente complimenti, perché siete probabilmente dei musicisti molto in gamba, volevo dire. Grazie. Con le contro... Veramente complimenti. Dove possiamo sentirvi? So che io so che voi state facendo molti concorsi in giro, state suonando molto live. Sì, questa estate si preannuncia già piena di impegni, infatti siamo passati già un concorso che ci porterà a suonare sul palco del Porretto Soul Festival. Siamo passati alle selezioni di un altro per cui andiamo a suonare anche al Torrita Blues Festival. Adesso dobbiamo fare le selezioni e poi ci sono alcune date. Tantissime cose, sì, insomma. Sì, sì. E poi speriamo arrivi in ora. Allora, questo è il vostro CD, Throwing Out the Blues, facciamolo vedere. Io vi consegno la targhetta di Special One, insomma, portatela con voi, sempre, sì, nel cuore. Grazie, e un in bocca al lupo. Grazie.